Bagnaia, Marini, Miller la prima fila, Zarco, Bezzecchi e Martin la seconda, Alex Marquez, Binder ed Espargaró in terza, stante l'assenza di Marc Marquez, Bastianini, Quartararo e Vignales in quarta fila. Ci siamo, si accendono le luci, poi si spengono, parte molto bene Pecco Bagnaia, ma ancora una volta scappa velocissimo dalla terza piazzola Jack Miller, ed è lui che gira davanti alla curva numero 1, allarga un pochino, ma c'è Miller davanti a tutti alla curva numero 2, poi Bagnaia si infila all'interno di Luca Marini, si riprende la seconda posizione provvisoria, terzo è Luca Marini, la quarta posizione è per Jorge Martin, il vincitore ieri della gara sprint, quinto è Brad Binder, poi Marco Bezzecchi, Joan Zarco, Aleix Espargaró, Alex Marquez e Fabio Quartararo. Questa la top 10 provvisoria con i piloti che vanno a affrontare la curva numero 7, quella che stamattina ha visto l'high side, la caduta di Marc Marquez, con Miller subito davanti, Bagnaia, Marini, Martin, Binder, Bezzecchi, questi i primi sei che sono raccolti per il momento in meno di 8 decimi, con Miller che davanti a tutti sta forse cercando di scappare, anche se la scelta delle gomme è praticamente uguale per tutti, tutti con l'hard all'anteriore, la media al posteriore, l'attacco di Bagnaia però con Miller che sbaglia, e allora Bagnaia passa, ma passano addirittura in tre sull'australiano, Bagnaia davanti a tutti adesso quando affrontano l'ultima curva con Martin in seconda piazza, Marini in terza, poi Miller e Binder, il duo della KTM, Aleix Espargaró e Marco Bezzecchi. Si chiude il primo giro con Bagnaia, Martin, Marini, questo è il podio provvisorio, adesso il GR1, poi torniamo. Quinto giro che si va a concludere tra pochi istanti dei 30 previsti al Sachsenring, è cambiata la situazione, è cambiato soprattutto il leader della classifica, adesso c'è Jorge Martin davanti a tutti che a curva 12 nel corso del terzo giro ha attaccato e sorpassato Bagnaia, e adesso sta girando come ieri ad un ritmo che gli altri non riescono assolutamente a contenere, 1:21.3 il giro veloce nella tornata precedente, 1:21.4 a 6 decimi e mezzo di vantaggio su Bagnaia che è tallonato da Luca Marini, poi c'è un altro mezzo secondo per arrivare a Binder, Zarco e Miller, il terzetto che sta combattendo per la quarta posizione, più indietro stanno cercando di risalire girando più forte di chi li precede Quartararo e Bastianini che sono attualmente decimi e undicesimi. Siamo all'ottavo giro dei 30 previsti al Sachsenring, ottavo giro appena iniziato, 7 decimi il margine di Martin su Bagnaia, Marini è sempre in terza piazza, poi Binder, Zarco, Jack Miller e un Marco Bezzecchi che adesso sta girando sui crono di chi lo precede, anzi anche più veloce, ha sorpassato Aleix Espargaró, ha sorpassato Jack Miller per essere poi immediatamente risorpassato, Zarco attacca e sorpassa Luca Marini proprio alla curva 11, alla Waterfall, quindi si prende la quarta piazza Luca Marini con Binder che pochi istanti fa si era portato in terza posizione provvisoria, la necessità di Zarco di scavalcare velocemente Marini anche perché Binder stava scavando un piccolo solco nei confronti di loro due, 6 decimi adesso tra Binder e Zarco, e il francese vuole evitare che il pilota della KTM scappi. Siamo praticamente a metà a gara, anzi l'abbiamo sorpassata perché il 15° giro è stato completato, Pecco Bagnaia si è riportato negli scarichi di Jorge Martin, ormai meno di 3 decimi a separarli, poi Brad Binder attualmente sul gradino più basso del podio in lotta però con Joan Zarco e Luca Marini. 18° giro completato proprio in questo istante da Jorge Martin che continua a guidare questo Gran Premio di Germania, ha riallungato nel corso delle ultime due tornate su Pecco Bagnaia, 6 decimi adesso tra i due piloti, i Ducati, lo spagnolo del team Prima Pramac, l'italiano del team Factory, del team ufficiale della Ducati, alle sue spalle Binder è terzo, Zarco è quarto, l'altro cambio nelle zone alte della classifica c'è stato in quinta piazza perché Marco Bezzecchi ha scavalcato Luca Marini, prima l'attacco con controsorpasso di Marini, poi al giro seguente ancora una volta a curva 1 Bezzecchi non ha lasciato spazio al compagno di squadra per riportarsi davanti a completare la top 10, Jack Miller settimo, Alex Marquez ottavo ed Enea Bastianini nono che si è a sua volta liberato di Aleix Espargaró, ma attenzione perché c'è la caduta
caduta di Brad Binder, la caduta di Brad Binder, e allora cambia la classifica, cambia la lotta per la terza posizione con Zarco che sale al momento in terza piazza, Bezzecchi è quarto, Marini è quinto. Non abbiamo ancora le immagini della caduta, ma dovrebbe essere arrivata intorno alla curva 8 o alla curva 9 con il pilota che si è rialzato, la sua Ducati però stesa nella ghiaia, e Binder che quindi abbandona sogni di gloria. Prosegue intanto la lotta tra Martin e Bagnaia, sono uno letteralmente attaccato all'altro, non c'è nemmeno lo spazio per un foglio di carta probabilmente tra la ruota posteriore dello spagnolo e l'anteriore di Bagnaia, che adesso si avvicina. Vedremo se tenterà l'attacco ancora una volta uscendo dalla curva numero 11 alla staccata della curva 12, la Waterfall, non c'è spazio perché Martin allarga, ci prova comunque Bagnaia la staccata, ma Martin lo tiene dietro. L'anticipazione verosimilmente di quello che accadrà all'ultimo giro, magari ancora prima, l'ultima curva dei 3671 metri del Sachsenring, con Martin che chiude davanti a tutti il 27esimo giro, 1:22:01, stesso identico crono di Bagnaia che gli cede appena due millesimi alle loro spalle, 1:22:0 per Zarco che ha allungato su Bezzecchi che ha girato in 22:04. Si toccano all'ultima curva Martin e Bezzecchi, con Martin e Bagnaia, con Bagnaia che ha provato a incrociare la traiettoria, non ha trovato spazio e allora si è anche allontanato evidentemente dovendo rialzare la moto rispetto allo spagnolo. Ultimo giro iniziato con Bagnaia distante 366 millesimi da Martin, adesso sarà costretto anche ad una folle recupero se vuole provare a conquistare questa gara a Pecco Bagnaia. Vediamo al secondo intermedio se riesce a riavvicinarsi rispetto allo spagnolo, la fotocellula viene attraversata proprio in questo momento con 281 millesimi tra Martin e Bagnaia. Bagnaia prova a rosicchiare metro dopo metro nella salita di curva 8, poi affrontano curva 9, ma c'è sempre Martin con una quindicina di metri di vantaggio su Bagnaia, affrontano la curva 9, poi la 10, la 11, la Waterfall, ancora vantaggio di Martin che è diventato di 169 millesimi, lontano però Bagnaia per provare l'attacco alla curva numero 12, infatti non ci prova nemmeno l'italiano, rimane solo una curva, l'11, la Quakenberg, ma non sembra un Bagnaia che voglia tentare una follia, ed è infatti così, forse prova in uscita a giocarsi la vittoria in volata, ma vince Jorge Martin per 64 millesimi su Pecco Bagnaia. L'arrivo in volata ci ha provato cercando di incrociare la traiettoria in uscita dall'ultima curva, Bagnaia non ci è riuscito perché è arrivata la vittoria di Jorge Martin, la seconda vittoria in carriera dopo il Gran Premio di Stiria del 2021 per lo spagnolo, che diventa quindi ufficialmente l'avversario numero uno di Bagnaia nella lotta mondiale. Bagnaia 160, Martin risale a 144, meno 16 da Bagnaia, terzo gradino del podio per Joan Zarco, quindi 5 Ducati davanti a tutti, non era mai accaduto nella storia, era arrivato il poker al Mugello, il pokerissimo sì, ma nella gara sprint 5 Ducati davanti a tutti, perché quarto è Marco Bezzecchi, quinto è Luca Marini e poi a completare la top 10 sesto Jack Miller, settimo Alex Marquez, ottavo Enea Bastianini, nono Fabio Di Giannantonio e decimo Miguel Oliveira.